Ho deciso di fare questa mostra adesso, dopo più di 20 anni che faccio il bingo, perché mi fa piacere condividere con più gente il mio lavoro, la mia pittura e il mio pensiero. E ho deciso di farlo su un soggetto che generalmente viene utilizzato in modo decorativo, perché i fiori, io ho cercato di affrontare il soggetto in modo diverso, ho cercato di coglierne le forme, i colori, gli aspetti in natura. Infatti non vedrete nella mostra fiori decisi in vasi o cose di questo tipo, sono tutti elementi naturali che rappresentano la bellezza, la meraviglia della natura. Ho deciso di non fare una mostra tradizionale, ma di fare una sorta di evento. Infatti i quadri saranno presentati come un'installazione in realtà, e sarà solo di un giorno, perché a me fa piacere vedere e essere coinvolto quando il pubblico vede i miei quadri. In realtà generalmente durante le mostre, l'inaugurazione c'è tanta gente, un sacco di pubblico, poi nei giorni successivi c'è poco flusso. Allora ho deciso di fare solo un giorno di mostra e di vernissage, diciamo così, e dal giorno dopo la mostra è disponibile sul mio sito internet, e quindi chiunque la può vedere, può mandare messaggi, commentare. Preferisco che ci sia un rapporto, ecco, è questo il motivo. Firenze per la grande mostra di Massimo Barlettani, Polline, curata dal sottoscritto e da Filippo Lotti, dove nell'occasione avremo l'opportunità di vedere per la prima volta esposte in un luogo pubblico le opere di Massimo Barlettani, che da oltre 20 anni dipinge, si confronta con l'arte, studia l'arte, partecipa a quello che è il mondo dell'arte, ma che non ha mai voluto mostrare quelli che sono i suoi preziosi segreti. Mostra Polline proprio perché senza Polline non ci sarebbe vita e senza arte altrettanto non ci sarebbe vita. Vi aspetto.